Ciao ragazzi, benvenuti e bentrovati nella mia cucina italiana. Il video di oggi sarà un riassunto di quello. Non so se ve la ricordate quella diretta che avevo fatto di 4-5 ore della preparazione del panettone basso milanese, che poi l'impasto è lo stesso per fare anche il panettone alto, ok? Oggi facciamo una cosa concentrata perché magari uno vuole rifarlo anche quest'anno, non vuole guardarsi un video di 4-5 ore, ma vuole vedere soltanto un video con i punti essenziali per poterlo realizzare. E oggi faremo proprio questo. Allora, are you pronti? Vai con la sigla, vediamo la lista degli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Oh yeah! Panettone barbato, stop! Definitivo, è l'unico, il migliore, è bene, yes. Prima ancora di cominciare a pensare di poter realizzare in casa uno dei grandi lievitati come panettone, colomba, pandoro o veneziana, bisogna fare delle premesse. Una delle premesse principali è quella che ci vuole assolutamente una planetaria per riuscire ad ottenere un impasto perfetto. In secondo luogo bisogna utilizzare un tipo di farina tecnica e specifica con delle caratteristiche speciali perché altrimenti risulterà vano e inutile il tentativo. Quella che vi consiglio io è quella del Molino della Giovanna, si chiama Panettone oppure Panettone Z, si può acquistare tranquillamente online ed è la farina, dal mio punto di vista, migliore per poter realizzare questi grandi lievitati. Ho già fatto un video specifico dove vi spiego tutte le sue caratteristiche e vi metto qui sotto il link in descrizione. Fatta questa doverosa premessa, vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Il primo ingrediente è il lievito madre rinfrescato 3 volte nella stessa giornata, quindi ogni 4 ore, con questo tipo di farina tecnica e specifica. La quantità di lievito di cui abbiamo bisogno è 180 grammi per realizzare 2 panettoni da 1 kg. Il panettone si sviluppa su 2 impasti, quindi ora vedremo la lista degli ingredienti del primo impasto. Quindi per il primo impasto abbiamo bisogno, oltre al lievito, 120 g di tuorli, 150 g di zucchero semolato, 350 g di latte fresco intero, 80 g di burro, 10 g di malto e per il primo impasto 440 g di farina tecnica per panettone, pandoro, colomba, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo dunque la preparazione. All'interno del cestello della planetaria inserire il lievito madre spezzettato in questo modo. A questo aggiungere il latte fresco intero, che sia fresco da frigo. È importante che il latte che inseriamo sia freddo da frigo, così come anche le uova successivamente devono essere fredde da frigo, ok? Aggiungere anche lo zucchero semolato. A questo punto aggiungere il malto, va bene sia questo che quello in polvere. Il malto non può essere sostituito perché contiene degli enzimi specifici, quindi se non lo avete non lo mettete. La prima fase di impasto la faremo con la foglia, quindi avviare la planetaria e impastare fino a quando il lievito non risulterà quasi perfettamente sciolto. Ci vorranno all'incirca 4 o 5 minuti per ottenere questo risultato perché il latte è freddo. Ora aggiungere la farina un cucchiaio alla volta. Teniamo la velocità bassa e quando abbiamo terminato di inserire tutta quanta la farina, continuiamo ad impastare per circa 10 minuti. Guardate, vi faccio vedere questa fase a velocità normale. Dobbiamo impastare così per 10 minuti a velocità bassa perché dobbiamo far sviluppare per bene la maglia del glutine. Intanto mettiamo il burro all'interno del forno a microonde per 30 secondi. Abbiamo bisogno del burro fuso, però che sia a temperatura ambiente.
Sono passati addirittura 15 minuti e l'impasto non si è incordato. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna aumentare la velocità della planetaria, perché prima di poter inserire gli altri ingredienti, l'impasto deve assolutamente essere incordato. Che cosa significa incordato? Che si staccherà perfettamente dalle pareti del cestello della planetaria e si attaccherà al gancio o in questo caso alla foglia. La difficoltà nel realizzare i grandi lievitati è proprio qui. Manualmente non si riesce ad ottenere questo livello di qualità, questo risultato. Ed è proprio per questo che ci serve comunque una planetaria per poter realizzare questi prodotti. Vedete, l'impasto si è staccato molto bene dalle pareti del cestello della planetaria. Non sta facendo il velo, ma assolutamente così deve essere, perché se lo portiamo troppo oltre poi va a finire che si surriscalda eccessivamente e si può rompere la maglia del glutine, quindi perdiamo tutto quanto. Quindi quando arriviamo a questo punto, avete visto che era, si è staccato bene, era ancora bello, abbastanza nervoso, gli diamo una mezza spatolata fino a che non abbiamo ottenuto questo risultato. Controlliamo la spatola, se la spatola ci risulta pulita, a quel punto che cosa facciamo? Mettiamo il gancio, avviamo la macchina e guardate, l'impasto fila, è diventato bello liscio, tende ad attaccarsi al gancio e quindi è possibile aggiungere i tuorli. I tuorli non vanno assolutamente aggiunti tutti quanti insieme, bisogna aggiungerne uno o due alla volta, perché altrimenti andremo a soffocare l'impasto. C'è un procedimento fondamentale da seguire quando si aggiungono i tuorli. Allora, inseriamo i primi due tuorli, velocità bassa, e li facciamo assorbire perfettamente all'impasto. Ora l'impasto ci risulterà più liquido, quindi quando risulteranno perfettamente assorbiti i primi tuorli che abbiamo inserito, aumentare la velocità della planetaria per 30-40 secondi, ovvero fino a quando non ci accorgiamo che l'impasto tenderà poi a ottenere nuovamente quella corda, quindi a riattaccarsi nuovamente al gancio e quasi staccarsi dalle pareti del cestello della planetaria. Dopodiché è possibile aggiungere gli altri tuorli, quindi riabbassiamo la velocità, aggiungiamo gli altri tuorli e quando saranno anche questi assorbiti all'impasto, allora aumentiamo ancora la velocità. Vedete, ora ho aggiunto l'ultima parte di tuorli e ho abbassato la velocità della planetaria, ho l'impasto perfettamente incordato, quindi quando questa parte di tuorli verrà perfettamente assorbita dall'impasto, tac, aumentare la velocità per ottenere l'incordatura perfetta. Ecco, questo è il modus operandi che dobbiamo seguire per ottenere un risultato spettacolare. E ora passiamo all'inserimento del burro, quindi riabbassiamo la velocità, vedete che bell'impasto, e il burro non si mette tutto in una volta, ma si mette in tre volte. Inseriamo una prima parte di burro fuso che non deve essere caldo, ma deve essere a temperatura ambiente, ma deve essere fuso, perché il burro fuso permetterà la morbidezza dell'impasto nella fase finale, e facciamo assorbire questa parte di burro a velocità bassa. Quando anche questa parte di burro che abbiamo inserito risulterà perfettamente assorbita all'impasto, allora aumentiamo la velocità, recuperiamo nuovamente la corda, quindi riabbassiamo la velocità, inseriamo la seconda parte di burro e seguiamo lo stesso procedimento fino a quando non abbiamo inserito tutto quanto il burro all'interno dell'impasto. Alla fine il risultato che dobbiamo ottenere è questo. Guardate, vedete che si è formato il velo, non lo spingiamo oltre semplicemente perché stiamo utilizzando degli strumenti casalinghi, se dovessimo utilizzare degli strumenti industriali potremmo spingerci un pochino oltre, però con questi casalinghi rischieremo di riscaldare eccessivamente l'impasto, quindi è meglio dargli una mezza spatolata così che manteniamo la sua temperatura senza surriscaldarlo eccessivamente. Fatelo così per un paio di minuti. Ok, vedete, la spatola risulta bella pulita. A questo punto copriamo con pellicola trasparente e facciamo lievitare all'interno del forno spento per circa 12 ore, ovvero fino a quando avrà triplicato il proprio volume.
All'interno del forno spento ci saranno all'incirca 10-12 gradi ed è la temperatura perfetta per questa fase di lievitazione. Trascorso il tempo di lievitazione, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate che meraviglia, guardate che forza, guardate come vuole spingere, come vuole venire fuori, eh? Sembra proprio un bel tamburello. Che spettacolo. Eliminiamo la pellicola trasparente e poi con la spatola lo facciamo scendere per bene, quindi andiamo a rompere un po' queste bollicine. Guardate che meraviglia. Poi c'è già un buon profumo, eh? Già l'impasto ha veramente un profumo davvero molto interessante. A questo punto vediamo quali sono gli ingredienti per il secondo impasto. Cominciamo dalla farina, la solita farina tecnica, ne abbiamo bisogno 300 grammi, poi 30 grammi di canditi di arancio, 150 grammi di zucchero, 120 grammi di tuorli. Un paio di cucchiaini di essenza di vaniglia, questa è opzionale ma io la metto. Poi 6 grammi di sale, 120 grammi di burro, 150 grammi di uvetta sultanina e 150 grammi di canditi di arancio. Cominciamo la preparazione del secondo impasto. Al secondo impasto aggiungiamo tutta quanta la farina, tutto quanto lo zucchero e poi il sale. Vedete? In questo modo. Per questa fase utilizzeremo subito il gancio, avviare la planetaria delicatamente perché la farina tenderà poi a venire fuori, quindi accendete, spegnete, accendete, spegnete fino a quando non verrà assorbita. Quando la farina sarà stata assorbita dall'impasto, allora continuare ad impastare per 15 minuti a velocità bassa, quindi lo fate andare, ve ne andate e poi ritornate dopo 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, vi faccio vedere come risulta l'impasto all'interno. Vedete? Risulterà così. Perfetto. Ora dobbiamo aumentare la velocità perché dobbiamo farlo incordare. Morale, dobbiamo seguire lo stesso procedimento di prima. Quindi, ora alziamo la velocità della planetaria, la portiamo 2 a velocità 3, ok? E dobbiamo far assolutamente incordare l'impasto. Quando l'impasto risulterà incordato, vi faccio vedere che cosa intendo per incordato. Vedete che pian piano tenderà a staccarsi dalle pareti del cestello della planetaria. Ecco fatto, guardate. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere prima di cominciare a pensare di inserire gli altri ingredienti, quindi ci vuole pazienza. Vi faccio vedere come vi deve risultare anche a voi. Dovrete quasi far fatica a staccarlo, dal gancio, ok? Guardate come fila bene. Fantastico. Guardate che cosa si intende quando si parla di corda, guardate. Vedete, cioè piano piano io potrei quasi estrarre tutto quanto l'impasto, basterebbe prenderne un pezzettino e poi lo tiro in alto e guardate, e viene su. Ecco, questo è l'impasto perfetto. Da questo momento in poi è possibile inserire i tuorli. E l'inserimento dei tuorli deve essere fatto esattamente nella stessa maniera che abbiamo utilizzato nel primo impasto, ovvero inseriamo prima due tuorli a bassa velocità, li facciamo assorbire. Dopodiché, quando saranno perfettamente assorbiti, alziamo la velocità della planetaria e incordiamo nuovamente l'impasto. Quindi abbassare ancora la velocità della planetaria e aggiungere altri due tuorli. E ripetiamo questo procedimento di alzare e abbassare la velocità fino a quando non avremo terminato l'inserimento dei tuorli all'interno dell'impasto. Durante questa fase di lavorazione, che comunque dura diversi minuti, dobbiamo fare due cose. La prima, creare la pasta aromatica. Che cos'è la pasta aromatica? Dobbiamo prendere quei 30 grammi di canditi di arancio, che avevamo negli ingredienti a parte, poi avevamo anche gli altri canditi, mettere all'interno di un frullatore e frullarli per bene fino ad ottenere una pasta. Guardate, dobbiamo ottenere qualcosa di questo tipo. Ecco, questa sarà la pasta aromatica. Perché dobbiamo fare questa pasta aromatica? Perché non utilizziamo nessun tipo di prodotto chimico e quindi questa sarà quella che fornirà il sapore
al panettone. Poi dobbiamo mettere il burro all'interno del forno a microonde per circa 30 secondi, perché abbiamo bisogno di un burro a pomata, quindi un burro quasi fuso, però attenzione che non sia caldo, ok? È importante che sia a temperatura ambiente. Questo è il risultato che dobbiamo trovarci davanti quando abbiamo finito di inserire tutti quanti i tuorli e soprattutto dopo che abbiamo fatto incordare per bene l'impasto. Guardate come si vede bene il velo, guardate come viene sull'impasto. Perfetto. A questo punto possiamo aggiungere il burro. Il burro dobbiamo idealmente dividerlo in tre parti. Ora ne inserisco una parte, burro fuso, burro morbido, ok? Quasi fuso, non proprio a pomata. Così, come lo vedete nel video. Perfetto. Ne ho inserito quasi metà. C'è un motivo, adesso ve lo spiego. E facciamo impastare per bene per circa 30-40 secondi. Non dobbiamo aspettare che venga perfettamente assorbito dall'impasto. A questo punto dobbiamo inserire subito l'essenza di vaniglia, che è opzionale, ok? Però 4 cucchiai, 3 o 4 cucchiai metteteli perché ci stanno bene. E poi il nostro composto aromatico. Perché dobbiamo mettere il burro, poi il composto aromatico e poi mettere altro burro? Perché il composto aromatico potrebbe danneggiare l'impasto, perché tramite questi piccoli spigoli potrebbe andare a rompere la maglia del glutine. Quindi, adesso vedete, senza che ho aumentato la velocità, ho inserito la seconda parte di burro e sto andando adesso a velocità 2, non più a velocità 1. Quindi sono comunque a velocità bassa e intanto il mix aromatico si sta sciogliendo e si sta legando per bene all'impasto. Quindi inserisco la terza parte di burro e quando ho inserito la terza parte di burro, sempre a velocità 1, massimo velocità 2, nel momento in cui questa parte, questa terza parte di burro verrà perfettamente assorbita all'impasto, allora sì, alzare la velocità per recuperare se per caso dovesse aver perso un po' di tono, un po' di corda. Se l'impasto vostro risulterà come questo da me nel video, non servirà che aumentiate la velocità, perché significa che avete incordato talmente bene l'impasto prima che l'incordatura è rimasta anche fino ad adesso. Guardate, se questo è il vostro risultato, allora mantenete la bassa velocità. A questo punto aggiungere i canditi d'arancio, ovviamente, perché sono questi il sapore principale, e l'uvetta, l'uva passa, senza ammollarla, bisogna aggiungerla così, ok? L'uvetta non va ammollata perché andrebbe a danneggiare la struttura dell'impasto, andrebbe a modificarne l'idratazione, quindi andreste a ottenere poi un impasto liquido che non recupererete più. Impastare a velocità bassissima quando avete inserito l'uvetta e i canditi, anzi magari a intermittenza, o ancor meglio potete terminare l'impasto su un piano di lavoro. L'uvetta e i canditi potrebbero danneggiare l'impasto, quindi se volete terminare anche di impastare in macchina, potete spegnere tutto, coprire e riprendere l'impasto dopo 15 minuti. Allora vi accorgerete che si vanno a distribuire, perché comunque c'è una piccola fase di lievitazione, l'impasto si andrà un po' ad ammorbidire. Comunque, ottenuto questo risultato, l'impasto è pronto. Travasare dunque l'impasto su un piano di lavoro. Guardatelo, questa è la sua struttura, guardate che bello che è. Con una spatola, con un tarocco, lo rigiriamo su se stesso in questo modo, perché gli doveva andare delle pieghe, gli doveva andare un pochino di forza. E come vedete, in questo momento, uvette e canditi, se anche prima non erano distribuiti uniformemente, in modo perfetto all'impasto, ora tenderanno a distribuirsi meglio. Formiamo una palla dopo avergli dato un po' di pieghe, quindi un po' di forza, e la lasciamo qui sul piano di lavoro per un'ora a rilassarsi, a riposare. Guardate che bell'impasto che è venuto fuori, spettacolare.
Vi ho fatto già vedere in altri video come fare la pirlatura perfetta, eccetera, eccetera, però mi sono reso conto che in molti, benché hanno provato, poi si sono trovati con il buco grosso al centro o non un risultato perfetto. Oggi vi insegnerò un metodo diverso per fare la formatura, che non è la classica pirlatura. Allora, abbiamo fatto riposare un'ora, ci siamo sporcati le mani, abbiamo sporcato anche un po' la superficie del tavolo, del piano da lavoro e dell'impasto con un pochino di burro. Quindi lo rigiriamo ancora e gli diamo ancora un po' di forza in questo modo. Vedete? Guardate che spettacolo, guardate che meraviglia, guardate che bello che è l'impasto adesso. Allora, adesso lo dobbiamo far riposare ancora un'ora, così. Dopo aver fatto queste pieghe di rinforzo, trascorsa quest'ulteriore ora, si saranno sviluppate delle belle bollicine all'interno e l'impasto si è rilassato per bene. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Ecco, così vi verrà anche un panettone più alveolato all'interno con questo procedimento di oggi. Ok? Lo tagliamo a metà e andiamo a fare la prima delle formature, diciamo la prima delle due formature. Pesiamolo e per il panettone basso milanese va bene 1 kg, 1,1 kg. Per quello classico alto mettetegli all'interno 1 kg esatto di impasto, ok? Con ciò che avanza potete fare dei panettoncini piccolini, però non superate di troppo la dose perché altrimenti vi va a uscire, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto guardate come lavoro con la spatola, guardate come sto gestendo l'impasto. Se ci avete fatto caso, io non l'ho schiacciato, non ho rotto le bolle che ci sono formate all'interno e non sto facendo una pirlatura classica, ma sto facendo una sorta di formatura. Quindi gli sto dando la forma rotonda con la spatola, vedete, in questo modo, spingendolo verso il centro e rendendo la parte esterna tesa. Ecco, guardate da quest'altra inquadratura. Dobbiamo formare così, delicatamente, senza schiacciare, una palla e con la spatola, vedete, cerchiamo di rendere la parte esterna bella tirata, bella tesa. Ora, possiamo fare anche in questo modo, ok? Occhio a non stirarla troppo perché se la stirate eccessivamente, poi durante la fase di lievitazione si potrebbe spaccare, ok? E questo è il risultato che dobbiamo ottenere, un risultato teso esternamente. Ora vado a fare quest'altra, guardate, si mette la spatola così e si tira in questo modo, così, così, guardate. In questa maniera abbiamo tenuto salve tutte le bolle che si sono già create all'interno. Molte persone oggi adorano questi panettoni che praticamente sono vuoti all'interno, pieni di un'alveolatura eccessivamente grande. Ok, vabbè, questo è un metodo per poter ottenere, diciamo, non quel risultato che è anche un po' eccessivo, ma comunque un risultato buono. Perché gli do anche questa sorta di turnicazione? Perché mi piaceva dire questa parola. No, va bene, dai. Ora non abbiamo finito. Ora li lasciamo così che devono fare un'altra ora di lievitazione. Li copriamo con uno straccettino. E dopo un'ora questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate che meraviglia! Avranno sviluppato altre bolle al loro interno e con la spatola ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Diciamo che facciamo ancora una sorta di formatura. Quindi andiamo a stendere ancora quella che è la parte esterna, spingendo verso il centro l'impasto. Vedete che prima risultava lucido, adesso risulta più satinato. Proprio perché abbiamo steso la parte esterna. Guardate, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Perfetto. Non vi preoccupate che non abbiamo interrotto la lievitazione, anzi, abbiamo salvaguardato quelle bollicine che si erano formate prima e abbiamo sfruttato, abbiamo creato un metodo che ci permetterà di far crescere il panettone verso l'alto e anche non facendo la pirlatura. In un modo, diciamo, abbastanza furbo, siamo riusciti ad ottenere lo stesso risultato, anzi per qualcuno addirittura migliore. Mettere dunque l'impasto all'interno dei pirottini e farli lievitare
all'interno del forno spento a una temperatura di circa 20 gradi per 6-7 ore, o comunque fino a quando avranno raggiunto questo livello, vedete? Quindi con un coltello molto ben affilato facciamo la scarpatura, che non è nient'altro che questo taglio a X sulla superficie. Perché si fa? Perché crescendo, crescerà in modo uniforme. Se non viene fatta la scarpatura, se non viene fatto questo taglio, crescerà però magari sulla destra, sulla sinistra, insomma, dove vuole. Al centro mettiamo una noce di burro che servirà proprio per tenere questa parte più morbida, che proprio serve proprio per la fase di crescita durante la cottura. E ora parliamo della cottura. Forno ventilato, preriscaldato a 170 gradi. Deve essere bello caldo, a 170 gradi quando inserite all'interno il panettone. Dopo circa 20 minuti inserire la sonda. Non c'è un tempo di cottura, ma c'è una temperatura di cottura. Mettere anche sulla superficie dopo questi 20 minuti un foglio di alluminio, perché non soltanto migliorerà l'umidità all'interno del panettone, ma eviterà che si colorerà eccessivamente. Quando inseriamo la sonda, dobbiamo regolarla a 92 gradi. Quando avrà raggiunto i 92 gradi al cuore, il panettone sarà cotto. Se al posto del forno ventilato utilizzate il forno statico, allora dovete portarlo a 94 gradi, ok? Col forno ventilato 92 è sufficiente. A questo punto dobbiamo capovolgerlo, dobbiamo metterlo a capa sotto per evitare che possa collassare su se stesso. Quindi utilizziamo il ferro tecnologico, togliamo il termometro e poi lo mettiamo così a capa sotto. Lo lasciamo a capa sotto o testa sotto fino a quando non si sarà perfettamente raffreddato, ci vorranno all'incirca 3 o 4 ore. Io vi consiglio di coprirlo con uno straccettino per evitare che si possa seccare eccessivamente. E voilà ragazzi, guardate che meraviglia! Che spettacolo, che belli, che profumo. E ora dobbiamo conservarli. E come si fa? Abbiamo bisogno di alcol alimentare a 96 gradi, uno spruzzino e un sacchetto di quelli per alimenti fatti apposta per i panettoni. Irrorare la superficie del panettone in questo modo, perché bisogna mettere l'alcol in superficie sul panettone, perché poi bisogna cuocerlo e portarlo a quella temperatura di 92 o 94 gradi, per un motivo molto semplice: per evitare la formazione di muffe, quindi per permettere al panettone una migliore conservabilità. Abbiamo spruzzato un po' di alcol anche all'interno del sacchetto, quindi dopo aver inserito il panettone all'interno del sacchetto ci spruziamo ancora un pochino di alcol. Così l'alcol non vi preoccupate perché evapora subito, non c'è nessun tipo di problema. Chiudere per bene il sacchetto e lasciar riposare per 48 ore prima di consumare. E dopo 48 ore, utili per permettere a tutti gli aromi di armonizzarsi, possiamo fare finalmente la prova dell'assaggio. E dopo 48 ore finalmente sbrem! Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo! Ah, fatemi un bel regalo di Natale! Un libro! Un libro! Fagli vedere il libro! Ce l'avete un bel libro? Guardate, questo è un bel libro, importante per Natale! Ragazzi, allora, finalmente dopo 48 ore possiamo fare la prova dell'assaggio. Rispondo subito a qualche domanda importante, ovvero quanto tempo si conserva? 15 giorni dal momento in cui l'avete insaccato. Allora, dopo una settimana è al suo livello massimo di sapore perché tutto quanto all'interno si è unito, si è trasformato, è diventata una cosa meravigliosa. Dopo una settimana comincia a perdere un pochino di umidità perché non ci sono conservanti, non ci sono schifezze e porcherie, quindi comincia a prendere un pochino più di corpo, ad essere un pochino più duro. Diciamo però fino alla settimana è morbido, stupendo, eccetera, eccetera. Quindi iniziate a farlo adesso perché poi a Natale così almeno siete pronti. E poi vabbè, adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio.
Io già ho fatto la prova dell'assaggio dell'altro, perché non so se vi ricordate quando avevo caricato delle foto dei grippini, l'avevo portata a casa di mia mamma, che era il suo compleanno, io ho detto mamma faccio la torta di compleanno, lei fa no fammi il panettone, faccio esagerata, e ma dato che devi partire, vieni lì, fammi mangiare il panettone almeno buono, faccio va bene mamma, facciamo il panettone almeno buono, quindi era contentissima, a lei è piaciuto, ed aveva un giorno, però era buonissimo, ma questo è un'altra storia, vieni qua, vieni qua. Quando poi si apre abbassa un po', mamma mia, vieni qua, guarda. La cosa pazzesca di questa roba è la qualità degli ingredienti che li scegli tu, cioè quindi prova a pensare al livello di qualità che tu gli stai dando. Facciamo il taglio classico, quello che fanno tutti quanti quando vi vogliono far vedere come all'interno, facciamolo anche noi, facciamo questo taglio così in generale. Vediamo com'è in diretta, guardate che roba, guardate che che ventata, che profumo, guardate l'alveolatura, che meraviglia, guardate la perfezione, guardate che cosa non è. Adesso questo qui è un cartoncino anche un po' rigido, fammelo tagliare bene, aspetta che c'ho questi coltelli qua che non tagliano. Cosa c'è? Non ho capito, cos'è che c'è? Cosa fai? Cosa stai facendo? Faglielo vedere dentro, fammi aprire qua, no? È che questi cartoni qua sono... Dovrei utilizzare il balacchi come coltello per tagliare. No. Ma cosa? Ma aspetta, ma che... Ma neanche un tagliere no. Mi hai dato per tagliare. Come faccio? Guarda, così, ecco. È che adesso va di moda fare i tagli così per i panettoni. Comunque uno deve far vedere il panettone così. So perché, però guardate che bello. Mamma mia, che profumo. Facciamo una prova dell'assaggio, dai che ci voglio. Dai. Allora, vieni qua, facciamo una fettina. Tanto di tutto, guardate la morbidaggine. Facciamo una così. Crack. Sì, lo so, dici io, ma ti tagli il tavolo? No, questi tavoli sono fatti apposta per non essere tagliati. Guarda. Non ci posso crederci, lo. Oh. Guarda. Buono? Mamma mia. Ma fai aperto! Ma non si fa così! No. Tu ti rendi conto che questa è una cosa che qualcuno potrebbe anche... C'è un coltello in mano, attenzione, fai tagliolo! Buon Natale! Adesso andiamo a scassare questa. Ok, lo mucio la prossima video ricetta. Ora sai come si fa? Ciao.